YouTube, questa nuova puntata di Left Behind. Allora, l'altra volta abbiamo ammazzato un po' di stalker che ci hanno però fatto la pelle prima, perché non ne ho preparato il loro arrivo. Abbiamo dedicato corrente a sto posto. Purtroppo l'acqua, come hanno ben visto due nostri amici stalker, si è elettrificata. Quindi mi sa di farci un po' di parkour per arrivare all'uscita dall'altra parte. Tieni sullo sguardo. Andrà tutto bene. Non finirai nell'acqua a friggere come una patatina. Dobbiamo scendere di qua allora, a questo punto. Guardate che intanto ho visto là una cosa che mi ha sentito, sono colpi probabilmente. Ah no, la cavo di bottiglia. Quindi appena sfioro l'acqua qua, cuocio. Bene. Sai che devo arrivare da sopra io. Metto un piede qua. Le tre, scusa. Quella è l'uscita. E quella è l'uscita, l'avevo capito anch'io, Ellie, quello, senza che tu mi aiutavi. Questo può essere mosso. Non regge il peso di una ragazzina. Mi sa che quel coso qua ci servirà per far sì che la serranda regga il nostro peso. Che c'è là dietro? Perfetto. Mo tiene. Oh, finalmente. Adesso dovrei seguire questo tubo per arrivare. Devo saltare su. Dall'altro lato. Ok. Perfetto. Questi non li avevo visti prima. Sempre buoni. Ah, questa è la... Sì, vi ho sentito. Quanta gente. Allora, dobbiamo studiarci un attimo il patto di sta gentaglia qua.
Non passi dietro, non passi di lì. Perfetto, signor Clicker. C'è esattamente la strada che avevamo capito che lei facesse. Quindi abbiamo un po' tre avversari. Due clicker e forse tre, due. Allora, devo cercare di far fare quelli che gira. Che poi gli altri sono fermi, gli altri due. Non dovrebbe essere un problema. Adesso appena ripassa da qua, mi pianto un pugnale e colla quello. Tu non mi senti, tu non mi vedi. Sta coltello! Perfetto. La zona è sicura. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa da raccogliere. Di utile. È pieno di roba qua. Non ci serve una cippa. Questo era un pet shop una volta. Siamo sempre lì. Dobbiamo uscire da quella sala cinesca. Dovremmo fare un big casino. Della
No, sono in due. Questo ho rischiato, eh. Qua ho bellamente rischiato. Prendilo, non la coltella. Qua ho bellamente rischiato, signori. Me la prendo bene. Io sono un samai. Io ne avevo visti due, però. Mi pare sia tutto tranquillo. Ok. Possiamo proseguire. Ok, elicottero, speriamo tu abbia dentro qualcosa che ci possa servire, se no siamo nelle canne fino al collo. Allora, vediamo un po'. Non mi interessa. Su qua mi stai dicendo? Mi stai dicendo che devo camminare su questa cosa in vetro che ti spaccherà sicuramente se no non ci riesce a gusto. No, me ne sta bene. Tu salti sul nemico, te lo indico? Anche te però ce l'hai del fegato, eh? Mi hai tutti gli option, amica mia. Non ti lascio andare. Non ti lascio andare. Salto temporale indietro, signori. Sei pronta? Sicuro. No, vediamo un po' cosa ho visto prima i nostri capelli. Eccolo qua. Cos'è? Uno scherzo? Te l'ho detto. Aspetta, non rischiamo che i soldati notino le luci accese? No, quelle all'esterno non funzionano. Come lo sai? Me l'ha detto Melanie, una delle luci. Sembra carino. Vuoi provarlo? Sempre della serie, non facciamo casino perché tra poco ci sono gli infetti. Sei pronta? Dove andiamo? Wow, wow, wow! Riley, vieni! No, puoi farcela, dai! Che diavolo, è bellissimo! La giostrina! Oh, cavolo! Andiamo, salta su, stai qui con me! Ok, aspetta! No, 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 oh, no, cavolo! Sono appena salita!
mi è piaciuto un sacco. Oh, ho trovato qualcos'altro. Quello cos'è? Cosa dicono due casseforti che si incontrano? Oh, che cos'è? Che combinazione! Cazzo, no, hai trovato il libro di barzellette! Barzellette stupidiere! Cosa aspetta la povera pianta zitella? Un fusto che la corteggi! Tieni, te lo regalo. Sai, mi sa che mi sei di nuovo simpatica. Per dire. Un po' ti conosco. Per dire. Ecco dove imparo le barzellette stupide di dicembre a sto fase. D'accordo, sei pronta? Pronta. Senti questa, occhio per occhio, 40 occhio. Ah! Questo è terribile, Ellie. Bella, bella, non male. Volevo parlare al lago, ma ho perso il filo. Questa è più carina. Divertente. Mi è piaciuta. Sto leggendo un libro sullo scotch. Tiene incollate fino all'ultima pagina. Carina. Sì, questa è la fichissima. Mio cugino è un fenomeno come giocoliere, ma non ha le palle per esibirsi. Oh! Ah. Oh, Ellie, basta. Va dai. Bene, lo metto via. Ehi, grazie per il regalo. Figurati. Ok, signori, dopo queste bellissime barzellette a Gino Bramieri, la puntata di oggi può finire qui, il vostro episodio è tutto, bye bye!